La famiglia non è scontro, conflitto, violenza, non è luogo di contesa, non sviluppa solitudini. La famiglia è dialogo, comunicazione, intimità, incontro di sguardi, di storie, di culture. Il Centro Risorse, con la rete dei servizi territoriali, promuove e sostiene la famiglia e favorisce il recupero delle relazioni familiari. Persone, sia uomini che donne di diverse età, a tutte le ore del giorno e della notte nei pressi di un'abitazione situata in pieno centro a Nardò, da mesi aveva catturato l'attenzione dei carabinieri della locale stazione. Insospettiti militari hanno predisposto un servizio di osservazione attraverso il quale hanno studiato i vari movimenti e i tragitti dei soggetti che frequentavano la casa appartenente a Giuseppe Gaballo, 31 anni, di Nardò. Dopo aver avuto come riscontro l'ennesima cessione di stupefacenti ad un tossicodipendente della zona, ieri pomeriggio i carabinieri insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Modugno sono passati all'azione. Il fiuto infallibile del pastore tedesco ha permesso il rinvenimento all'interno di una mansarda dello stupefacente corrispondente a 2 grammi di cocaina e 4 di marijuana, di un bilancino e del materiale necessario per il confezionamento delle dosi da utilizzare poi per lo spaccio. Il tutto è stato sequestrato e Gaballo arrestato e accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Nell'attuale difficile situazione economica c'è bisogno non solo di misure atte a fronteggiare la crisi, ma anche di nuove strade da tracciare per un modello diverso di economia. Per fare questo è necessario porre in essere tutte le iniziative strategicamente funzionali ad una mappatura delle aree produttive locali. Nasce a questo scopo il progetto Stato dell'Arte dei Servizi e delle Infrastrutture nelle aree industriali e proposte di intervento, illustrato questa mattina dai vertici di Confindustria Lecce presso la Camera di Commercio. Oggetto di analisi sono stati i maggiori agglomerati industriali leccesi che hanno denunciato una situazione carente dal punto di vista infrastrutturale, della sicurezza e delle reti internet. Sono state individuate quindi delle linee guida. Gli interventi principali riguarderebbero opere di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture esistenti e la creazione di nuove. Sciolto definitivamente il nodo allenatore, lo staff che lo affiancherà è data il luogo in cui si svolgerà la prima parte del ritiro estivo, adesso è giunto il momento che prenda il via la programmazione per la prossima stagione. Come più volte dichiarato dalla dirigenza, l'intenzione è quella di fare piazza pulita, al fine di evitare gli errori commessi nel corso di quest'anno e soprattutto ridurre il monte ingaggi troppo oneroso. Il Lecce 2013-2014 dovrebbe ripartire da Memusciai, Bogliasino e Martinez. Sugli ultimi due però sarà necessario trovare un accordo. Ad ogni modo in questi giorni Antonio Tesoro sarà in pianta stabile a Milano allo scopo di costruire la squadra che verrà. Per quel che riguarda il mercato in uscita, qualcosa si muove su Stefano Ferrario e Di Maio, mentre sul fronte entrate si registra un interessamento per l'attaccante Elvis Abruscato. Per lui sarebbe un ritorno, visto che ha già vestito la casacca giallorossa nella stagione 2007-2008.